Nel 1958 Porto Marghera si presenta già come una grande area industriale. 7 milioni di metri quadrati di superficie, 17 chilometri di canali navigabili, 24 chilometri di banchine praticabili, 32 chilometri di strade, 117 chilometri di binari di raccordo, 200.000 ampere di potenza installata, oltre 300 miliardi di investimenti privati, 180 miliardi di fatturato annuo dichiarato, 25.000 addetti. Quando si entrava per fare il colloquio, perché tutti passavano attraverso un colloquio che era anche un colloquio con il medico di fabbrica, e quando veniva fatto entrare un operaio, davanti al tavolino c'era una sedia e sulla sedia c'era un sacco. E il medico diceva: sposta quel sacco per dire dopo ti siedi, no? E allora il fortunato di turno, giovane, cosa faceva? Prendeva questo sacco da 50 kg, lo alzava, cercava di alzarlo, se ce la faceva era destinato a lavorare in banchina. Banchina era dove si andavano a scaricare le navi. Quindi era una prova, come dire, nascosta per vedere un'efficienza lavorativa che avrebbe portato questa persona a essere, come dire, massacrata in breve tempo. E gli operai della, si chiamava San Marco, dove c'erano dei forni, erano proprio fisicamente abbrutiti e diversi da noi tutti, nel senso che portavano i segni della fatica, del calore, lavoravano in forni
dove appunto la bontà aziendale, la bontà della direzione arrivava addirittura a concedere loro 1 litro di latte al giorno e qualche limone, proprio per ripararsi dai calori tremendi che dovevano sottostare. E quindi queste figure con a volte in panni neri, laceri e sporchi sembravano proprio dei monatti, insomma, cioè, era una cosa impressionante, insomma, cioè, proprio facevano impressione. Per di più, poveretti, loro si coprivano, come abbiamo visto in molti filmati, non so, delle ritirate classiche dalla Siberia, eccetera, con pezze varie si coprivano le gambe, si coprivano le orecchie, e c'erano queste figure proprio come se fossero stati, come dire, dei lebbrosi, non so, delle persone strane che giravano per lo stabilimento, uno diceva, quello viene dalla San Marco. Allora, come dire, il messaggio era anche nelle mense, per esempio quando c'era una specie di spaccio mensa, prima mensa aziendale, dove c'era proprio queste presenze polverose, puzzolenti. E noi giovani eravamo, come dire, un po' esterrefatti, nel senso di dire, no, non vogliamo assolutamente finire come loro. Porto Marghera si produce materie sintetiche e fibre artificiali, oli e grassi vegetali, seconde fusioni di metalli ferrosi e non, fabbricazione e lavorazione del vetro, laminati a freddo e trafilati, produzione e distillazione derivati da petrolio e da carbone, produzione e trasformazione metalli non ferrosi, lavorazione minerali non metalliferi, siderurgia, acciaieria, laminatoio. Amico perso mio papà, il 31 dicembre del 55 e il 18 febbraio del 56 io iniziai a lavorare a sabato che io lavoravo. Quando sono andato in officina meccanica, ho dovuto andare a cambiarmi in spogliatoio dove c'erano queste migliaia di persone e entrare a quell'età su uno spogliatoio dove erano tutti uomini, ma erano lì, si cambiavano tutti nudi perché erano tutti sporchi, andavano sotto le docce che tenevano 30-40 persone tutti assieme, un impatto. E poi lavorare dentro in officina meccanica dove era un regno dei comunisti e io provenivo pur da una famiglia di sinistra, mio padre era comunista, ma erano quelli all'acqua di rose e io ero della gioventù cattolica. Entrare lì e portavo il distintivo perché ero orgoglioso della gioventù cattolica, quindi questi mi prendevano in giro, mi dicevano portavo il cimice. Era vero che praticamente le assunzioni filtravano tutte attraverso il parroco di parrocchia e la dignità di questi compagni era anche quella di non fare un torto al parroco del paese che praticamente è stato determinante per la sua assunzione a questo posto di lavoro. Gli operai lavorava, ma era 6 mesi che mi tirava il stipendio. E ora, sera prima, abbiamo fatto una riunione e eravamo d'accordo. La mattina gli operai di Abreda si metteva fuori e facevo l'antinaggio spiegando a tutti gli automobilisti che passava la situazione come che c'erano. E abbiamo detto, se c'è bisogno, sono i sireni di tutte le fabbriche venivamo fuori. Difatti, verso le 10 della mattina sentimo suonare le sirene, mi sono da fuori per primo della fabbrica, avevo appena mangiato un panino qua a Sepolcini. E mi vengo a trovare a Breda un fumo, bombe lacrimogene che lanciava. Ma siccome il vento era a favore nostro,
contro, cioè, ed andava il fumo, fermammo col piede e bombe lacrimogene. E che tiravamo ancora a drio. E dopo, naturalmente, anche i sassi, perché io li avevo il mitra, ne avevo solo i sassi. E se ti va ancora adesso a sua mura di Abreda, che se tutti i segni dei poetui. Perché a un certo momento mi ho visto il commissario, dopo non sapevo se gli era commissario o no, che era uno in borghese, e a 300 cerini, uno in borghese, con l'elmetto in testa, un paltò spinà, e che tira fuori la pistola, che spara un colpo in aria, e dopo a tutti che spara, che se che spara anche in aria, ma che se che spara addosso, e mi penso che sia stato un perché quello che cade abbasso il braccio, e mi ha sparato. E quindi mi credo sia stato ferito una gamba, invece sono stato ferito dopo che ho visto che avevo 7 perforazioni all'intestino. Comunque, e avevo ordine, uno si sta ferito alla testa, uno un certo scaia, un molto a una gamba, e uno col calcio del mitra su un polmone. E ora se vedi che avevo l'ordine dopo dal prefetto di ritirarsi, e noi si entra in fabbrica, e si entra a Breda. E con che scusa a Breda va ancora avanti. E la storia di Breda sta appunto sempre per caria, perché ti aspettavi l'armatore che ordinasse la barca. Se l'armatore ordinava, ti avevi, se no non ti avevi niente. E dopo l'istituto Berna, ho fatto domanda a Breda, e mi ha assunto, e ho fatto una prova, per modo a dire una prova, perché ti eri, come si dice, sponsorizzato, diciamo, dall'istituto Berna, e quindi sono da dentro, come che si usa una volta qua a firma, mese per mese. Il lavoro si riduce, se a marzo, aprile, alla fine di febbraio, così loro ci hanno spiegato, non riescono ad acquisire dell'altro lavoro, loro intendono chiudere il cantiere di Porto Marghera. Questo è quello che pensa l'azienda. C'è poco lavoro, coinvolge tutti gli appalti. Per quanto riguarda la SAM, dice: noi chiudiamo il cantiere. Allora, se siete diminuire i lavori in fin cantieri, perché non si lavori? Chi prima parte fuori del cantiere? La ditta straniera che porta qua 200 persone, e non la ditta che coesiste qua in Italia e paga i contributi e tutto qua in Italia. Allora parti via prima loro? No, noi partiamo via e loro resta. Allora io credo ci sia una condizione nel cantiere che prescinde e da dove viene un'azienda. Qui dentro c'è un problema di profonda illegalità. Qui pensano di chiudere il cantiere perché hanno in testa un obiettivo unico, cioè far fuori il sindacato. Se qui fanno fuori il sindacato, c'è problema per loro. Fanno esattamente quello che fanno tante altre aziende che operano qui dentro. Nell'ambito così familiare dei conoscenti si diceva che la fabbrica ti garantiva che era un posto sicuro, così, e io ho fatto una serie di domande, non so, dalla SADE che allora esisteva, cioè quella che adesso è l'Enel, non è vero, e i cantieri aereo e navali, e nella cantieristica in generale, insomma, proprio l'indirizzo verso la fabbrica, perché la fabbrica prosperava, perché dava delle garanzie, e che io, vabbè, insomma, ho fatto queste domande, tra le varie domande, almeno 4 che mi ricordo, e quella che mi ha risposto per prima
E è stata la Monteponi Montevecchio, nella quale poi sono andato a lavorare, mi sono fatto ben 32 anni, ma che non sono pochi. Entro in fabbrica nel 56, verso la fine del 56, non avevo ancora i 19 anni, cioè 18, quasi 19, entro in questa fabbrica e Monteponi Montevecchio cosa voleva dire? Per me voleva dire soltanto che questi erano nomi di zone della Sardegna dove producevano, estraevano meglio questi minerali, e che poi mi sono accorto man mano che passava il tempo che faceva parte del gruppo della Montecatini. Era una fabbrica che produceva con un ciclo completo lo zinco e altri sottoprodotti, ma la percentuale più alta che veniva prodotta lì era lo zinco. Io sono come gran parte di come voi e come gran parte dei lavoratori petrolchimico, mi sono diplomato a Passinotti, ho fatto la sezione di chimica perché comunque dopo volevo essere integrato all'interno, sapevo che c'era il petrolchimico, sapevo che c'era l'area industriale, credevo, avevo la speranza di avere comunque davanti un futuro occupazionale lungo, non dico che ero convinto di lavorare 100 anni al petrolchimico, però perlomeno ci speravo che una grande azienda come l'ENI non abbandonasse la chimica nell'arco dei successivi 10 anni. Oggi i lavoratori del caprolattame che sono stati ricollocati all'interno del petrolchimico sono pochi, cioè siamo riusciti a mettere dentro, o comunque l'azienda ha riallocato alcuni lavoratori all'interno delle produzioni esistenti di Syndial, e molti stanno andando all'estero, stanno decidendo di cambiare completamente vita. Questo è un dato di fatto e non da sottovalutare. C'è la paura di restare senza un posto di lavoro. Siamo qui per incassare solidarietà da parte della cittadinanza. Chiediamo alla giunta comunale un progetto politico per il territorio di Porto Marghera. Direi da quello che si chiama il destino delle persone. Il caso ha voluto che altri miei parenti, siamo nel 1900, siamo negli anni fine 50, entrassero a lavorare dentro a quell'area industriale che va sotto il nome di petrolchimico di Marghera oggi, e fossero diplomati anche loro in chimica come me. Il mio primo ingresso, diciamo, nel mondo della fabbrica è legato alle esperienze scolastiche, perché cosa che non, forse ancora non è ben evidente ancora oggi, ma allora ci doveva educare, era questo istituto tecnico industriale Pacinotti di Mestre, dove le lezioni erano scandite dal suono della sirena per iniziare la lezione e finire le lezioni. E veniamo appunto, i diplomandi vengono esaminati e valutati per essere assunti prima ancora di finire il piano di studi, quindi prima di essere diplomati. E ovviamente a novembre del 60, quindi dopo il diploma, inizio a lavorare appunto in quello che poi diventerà il petrolchimico. A parte il mese, che è il mese qui, novembre, il mese cupo e nebbioso, ecco, alle nebbie della laguna si sono aggiunti i vapori della fabbrica, e in questo mondo oscuro ho cominciato così a camminare, a cercare di capire cosa era successo nella mia vita, perché è stato un trauma, diciamo, dopo quello forte della scomparsa di mio padre quando avevo 6 anni in un incidente in barca, e quello forse credo sia stato il trauma più forte che ho avuto nella vita. E il clima dentro è quello appunto del, come dire, obbedire e combattere. Quindi siamo con una, credo, una folta schiera di ex, come dire, militari fascisti
che hanno in mano la struttura di comando dentro la fabbrica, perché appunto la loro autodisciplina, la loro capacità di organizzazione è quella che serve per far funzionare una bestia come un impianto a ciclo continuo. Tempo di 2 mesi e mi sono accorto, perché sono passato da un inizio di lavoretti, potevano anche sembrare simpatici perché cominciava l'inverno dentro un ambiente chiuso, riscaldato, dopodiché dovevano distribuire questa forza lavoro, e mi sono trovato dal detto al fatto nel giro di meno di 2 mesi fare il turnista dentro un reparto, ma direi infame, perché era nuovo, allora si chiamava FAR, che stava per fanghi rossi, ed era in fase sperimentale, e per cui gli impianti non è che funzionassero perfettamente. E che succedeva spessissimo che c'erano fuoriuscite di gas, esalazioni di anidride solforosa, di acido solforico, queste cose qui. Mi sono imbattuto una notte, ed è stata proprio la prima settimana che ho lavorato da turnista, e in questa notte c'è stata questa fuga di gas, di SO2, di acido solforico, che ti prendeva la gola e non ti dava la possibilità di respirare, di lavorare. Oggi come ieri, la città, di fronte al petrolchimico, si divide e riesplode sistematico il conflitto ambientale. Ed ecco che rispuntano i soliti noti, che tra slogan e strumentalizzazioni per fini elettoralistici continuano a mancare di progettualità. Per difendere il nostro posto di lavoro e per ottenere migliori condizioni di vita, ci battiamo a partire dal 60 alla Breda, alla Vetrococche, alla Zotati, all'Ilva, alla Montevecchio, all'Ina Montecatini e in altre fabbriche ancora. Le distanze collocate tra le persone, appunto in base alla gerarchia, che facevano diventare oggetti, ma veramente oggetti, i sottoposti, e facevano diventare quasi umani gli impiegati. Gli altri erano salariati e gli impiegati erano stipendiati. Io riprendevo il stipendio mensile, e qui si amava e io riprendevo il suo stipendio. Ecco la differenza. Siamo di serie A e di serie B. Perché un impiegato deve avere 30 giorni di ferie e io ne devo avere 15? Non è una questione di quantità di denaro. Tu hai 30 giorni, 30 giorni li devo avere anch'io. Perché io devo fare 10 ore e tu ne devi fare 8? Fai 8 ore te, faccio 8 ore anch'io. Perché tu devi avere il riconoscimento di malattia al 100%, io devo avere il 60%? I stipendi non c'erano i contratti, te li davano a scelta del capo squadra, del capo reparto, della direzione, ti ammontavano, facendo lo stesso lavoro, ti ammontava a te 5, all'altro 10 per dirti, a seconda della simpatia. E tieni presente che a quel periodo, degli anni 50, anni 60, la parte del cottimo, la sua cifra, in alcune realtà era il 50, il 60%. Dunque, figurati, dovevi veramente lavorare come un nero. A casa senza voce con le mani sporche dei sassi raccolti sui binari, per una volta ancora dopo tanto mi son sentito armato e non inerme contro i nemici nostri di sempre. Hai cercato nei loro volti lo scherno e la freddezza di chi ti ha caricato tante volte. Bua fascista, vienimi addosso,
una rabbia ed una forza sconosciute. Primo d'agosto, mestre 68. La fabbrica di alluminio nostra qui non era più competitiva e questa ha portato alla chiusura dell'alluminio, ma noi abbiamo fatto delle grandi lotte, ponendo il problema non della salvaguardia dell'alluminio in quanto tale, ma la necessità che questi lavoratori avessero un lavoro e che quindi si modificasse in avanti sulle produzioni a valle dell'alluminio, sulle nuove tecnologie, sulle nuove cose, e qui se n'è stato e questo avveniva proprio nel momento degli anni cruciali del 68, le grandi lotte degli studenti, le grandi lotte nel mondo, e da noi collimano con questa cosa, con questa ristrutturazione che l'azienda intende portare avanti all'interno della fabbrica. Questi ultimi mesi è vero sì che non abbiamo complessivamente saputo dare una risposta generale all'attacco e contrattacco padronale, però è anche vero che il padronato solo in alcune parti è passato. È vero che a Porto Marghera fino ad oggi il padronato non è riuscito a passare, sebbene che la nostra posizione non sia stata molto incoraggiante nell'organizzare collettivamente la risposta di massa dei lavoratori. Però i lavoratori nel complesso dove le fabbriche... Per esempio io a quel periodo facevo il meccanico, una catena di reparti circoscritti che facevano praticamente i solventi, tetracloretano, trielina. Ecco, io ero all'interno di quel processo, facevo la manutenzione di macchinari di quel processo. Io lavoravo come tecnico, addetto alle, diciamo, alle ricerche applicate, in un reparto che poi diventerà tristemente famoso, uno dei più tristemente famosi del petrolchimico, il CV6, che è il reparto di polimerizzazione del cloro di vinile, cosiddetta polimerizzazione in emulsione, che era una delle, diciamo, uno dei tanti brevetti venduti dalla Monsanto, obsoleti, come dire, zoppicanti, venduti dalla Monsanto al gruppo dirigente Edison, e che necessitava di grandi sforzi, diciamo, come dire, chiamiamoli così, di collaborazione umana, nel senso che gli operai, tutti i tecnici, venivano mandati al macello dentro a questi impianti dove il cloro di vinile, gas già allora conosciuto come cancerogeno, veniva lavorato più o meno liberamente, perché il gas compresso diventa liquido e i liquidi, si sa bene, fuoriescono da valvole che non tengono, premi stoppa che non tengono, da tutta una serie di momenti impiantistici, come dire, studiati in maniera abbastanza impropria. Massa mi presenta dei suoi amici, li chiama gli amici di Padova, e siamo intorno al tra il 65 e il 66, e mi presenta appunto Guido Bianchini, Tony Negri, Ferrari Bravo, Luciano Ferrari Bravo, e sono volti che in qualche modo avevo già intravisto, perché distribuivano dei fogli all'uscita, all'ingresso delle fabbriche, e li avevo in qualche modo intravisti, ma non avevo preso contatto con loro, perché mi sembravano così, erano stati descritti come
agenti strani, provocatori. Conosco Massimo Cacciari, conosco altri così che molto giovani che stavano vivendo da fuori, ma con attenzione, questa trasformazione industriale in corso, e cominciamo a elaborare anche delle prime proposte politiche. Ho sentito per la prima volta disquisire veramente, capire cosa voleva dire fare un picchetto, cosa voleva dire fare una rivendicazione, cosa ci poteva essere in alternativa al cottimo, cosa poteva essere una formazione, cosa poteva essere una professionalità. Cioè, tutte cose che io le conoscevo per titolo, ma nessuno mai, e l'organizzazione del partito e del sindacato, non era talmente così capillare, bene organizzata, di farti questa istruzione. Al petrolchimico nel 68 poniamo la rivendicazione dell'aumento del premio di produzione uguale per tutti, delle qualifiche e dell'organico. Noi siamo riusciti a fare la piattaforma ufficiale, naturalmente presentata dal sindacato, in cui una parte veniva applicata di questo premio di produzione con dei criteri di percentuale. Però una parte doveva essere uguale per tutti. Ed era stata individuata con le 5.000 lire uguali per tutti. Se tu guardavi l'evoluzione dell'aumento della produzione rispetto alla richiesta di mercato e andavi a misurare le 5.000 lire, erano una fesseria. Però nonostante questa fesseria, questo esprimersi di egualitarismo delle 5.000 lire, insomma, no, uguale per tutti, aveva preso veramente una coscienza estesa in cui siamo andati a uno scontro feroce, al punto tale che le istituzioni si chiedevano: ma che cacchio di resistenza fa il padrone per queste 5.000 lire che nel contesto sono un fatto irrisorio? Oh! Era il conseguimento dell'egualitarismo, di una forma di egualitarismo. Cioè, era questo che, cioè, era politico a occupare una stazione ferroviaria, a fermare i treni. Voleva dire di essere arrivato veramente al culmine dell'accettabilità da parte delle istituzioni. Io so che il mio posto di lavoro è legato possiamo a fare una cosa di questo tipo? Cioè, più che parlare di posto di lavoro, che sembra abbastanza... No, per me è fondamentale, indispensabile. Cioè, il mio posto di lavoro mi garantisce... Io parlo di diritti e parlo di dignità. Buongiorno a tutti. Siamo i lavoratori del petrolchimico di Porto Marghera. Diritti e la dignità, comunque, secondo me... Vengono prima del lavoro. Per me vengono dal lavoro. Senza poi. Lavoro non hai dignità, non hai neanche diritti. No, avanti ragazzi. Fai il barbone. Che cioè l'attacco è la mia dignità, perché se non ho più soldi di arrivare a fine mese, sono più dignitoso. Non è... Vabbè, io continuo a lavorare, ma se continuo a lavorare andando sempre verso il basso è la mia dignità che scade. Nessuno ha una bacchetta magica! Nessuno si vuole prendere la responsabilità di una decisione! È da anni che siamo qua a fare le cose per difendere. Quando faremo qualcosa per proporre qualcosa di nuovo che estenda i nostri diritti? Io di difendere i miei diritti e di man perderli, sinceramente, sono anche un po' stufo. Il 7 di febbraio per noi è una data molto importante. A Roma oggi pomeriggio si discuterà del nostro futuro, che è anche il futuro di questa città ed è il futuro dell'economia di questa città.
conosco una serie di lavoratori che pensano a sinistra, che avevano una coscienza di classe, non è vero, che sapevano che bisognava fare delle altre cose, e ciò nonostante noi in quella fabbrica, almeno un 50% di noi, si stava molto bene da un punto di vista economico. Però c'era sempre questo rapporto di cattivo con la direzione, in quanto la direzione passava da un sistema paternalistico, non è vero, perché erano tutti lì buoni, per esempio, non so, a Natale ti davano il pacco di Natale, per la Befana ti preparavano il pacchetto con la calzetta per chi aveva bambini, durante la stagione estiva mandavano i figli dei più bisognosi un mese in montagna, poi c'era le capanne, altri due mesi le capanne in spiaggia, tutto un aspetto, no, molto paternalistico, di gestione familiare, diciamo, con tutti questi vantaggi, eccetera, non è vero? Però c'era anche chi, prendendo coscienza, non accettava più questo paternalismo, perché questo paternalismo voleva anche dire arrivare dei compromessi con la direzione, con la gestione del lavoro, perché loro ti dimostravano che se tu ti comportavi bene, tuo figlio era garantito, ti mandavi in montagna, l'altro era garantito, ti mandavi in spiaggia, se avevi figli che volevano studiare ti davano la borsa di studio, capisci? Tutti questi aspetti però corrompevano e distruggevano quello che poteva essere un tessuto che in prospettiva poteva crescere, no. Allora, quando noi abbiamo preso questa coscienza e i sindacati si sono fatti avanti e hanno cominciato a venire fuori i primi consigli di fabbrica, e difatti dove ho lavorato io è stato uno dei primi consigli di fabbrica, e questo qui arrivava attraverso assemblee. Allora non c'era più le voci tradizionali dei sindacati, perché i consigli di fabbrica erano consigli operai e tutti avevano il diritto di entrare dentro un consiglio di fabbrica purché fosse eletto da un numero minimo di lavoratori nel reparto in cui tu lavoravi e per cui diventavi rappresentante di quella realtà di parte della fabbrica in cui tu eri soggetto o punto di riferimento degli altri lavoratori. E questa era un'evoluzione notevole. Il padrone livella l'occupazione sul pieno funzionamento degli impianti produttivi e affida a cooperative di appalto e ad imprese esterne tutti i lavori sussidiari e complementari del ciclo. Gli operai scendono in lotta per l'eliminazione degli appalti e l'assunzione in organico dei lavoratori delle imprese. Questi delle imprese, dai lavoratori chimici, erano considerati un'altra cosa, non avevano nemmeno il permesso di mettere la loro macchina dentro i parcheggi, hai capito? E allora, quando uno è considerato un'altra cosa, un corpo estraneo, e messi assieme che assumono una capacità di coscienza, di dignità, di cose, pongono anche il problema al sindacato e alla CGIL, il problema di un rapporto diverso. Alla sera si andava lì nelle trattorie dove mangiavano questi delle imprese a parlare con loro, a spiegare che non vi era solo il lavoro, che dentro quei reparti chimici vi era anche la malattia, vi era anche, che quindi dovevano avere la maschera, dovevano avere questo, a dire che bisognava avere i guanti, avere alcune cose di sicurezza, che loro erano uomini. Ma questo si scontrava su due fronti: uno con l'inevitabile caporalato, perché le imprese lì dentro non era che venivano per bando di concorso cosa da Caricati, da Gela, da Ferrara, da altre parti d'Italia, così per caso. C'era chi li faceva venire, chi all'imprenditore locale che gli serviva trovava la mano d'opera e aveva la sua percentuale. Se tu gli creavi la coscienza a questo lavoratore di iscriversi al sindacato, di far blocco con gli altri, saltavano queste possibilità, non aveva più lui la mediazione su questa cosa. Sai quanti dei nostri compagni sono stati, dovevamo qualche volta andare via in gruppo, sai, quando andavamo lì la sera a parlare, perché erano minacciati sul piano fisico da questi. Il sindacato ci espelle subito dopo le lotte del 68 e nasce il gruppo, appunto, Potere Operaio, con una propria sede, con una propria capacità organizzativa, con una propria capacità di proporre materiali di comunicazione, e ovviamente nascono anche le risposte a livello
padronale, che sono, per quanto mi riguarda, l'allontanamento dal reparto produttivo, dal famoso CV6, e vengo spostato, vengo messo praticamente in una specie di reparto confino che è l'infermeria della fabbrica. E emerge il discorso appunto della cosiddetta nocività. La nocività è un termine, diciamo, strano, che il sindacato impiega parecchi anni prima di acquisirne tutte le valenze. Perché? Perché la nocività è considerata una sorta di moneta, cioè, tant'è che appunto si parla di monetizzazione della salute, è una specie di indice di rischio, di gravosità dell'ambiente che viene remunerato e consegnato in busta paga proprio come indennizzo mese per mese. Ed è una cosa tra le più, come dire, tra le più losche che ci possono essere, perché viene appunto pagato con poche lire, viene pagata con poche lire quella che è la salute delle persone. E di fronte a questo evento le nostre, diciamo, considerazioni sono di critica durissima nei confronti del sindacato. Nostro reparto si lavora il cloruro. Abbiamo saputo di recente che è una sostanza cancerogena. Abbiamo parlato a lungo oggi di questo. Abbiamo discusso, dibattuto. Siamo stravolti. Duri brividi corrono ora sui finestroni del reparto. Il cloruro di vinile non risparmia nessuno. La morte non è mai stata così presente. Non si sente oggi che la morte. Arrivare a essere veramente dei protagonisti, nel senso che avevamo coscienza di quello che si produceva, che avevamo coscienza di come si moriva nelle fabbriche, che si aveva coscienza di non far morire la gente nelle fabbriche e nei dintorni. E nel discorso dell'alimentazione, eccetera, perché lì a fianco alla fabbrica mia c'era la fabbrica degli azotati, allora producevano azotati, anticlitogrammici, antiinsetticidi, antierbe, eccetera, non è vero, che tutta sta roba dovevi mangiarla. E in fabbrica abbiamo continuato per un certo numero di anni a battersi dentro questi valori che avevamo acquisiti. I russi, già negli anni 30, avevano scoperto che il gas era cancerogeno. E quindi sta di fatto che questa notizia, come l'avevo vista io, tutti i dirigenti la conoscevano, tutti i, diciamo, i funzionari, i tecnici la conoscevano. Certo che gli operai no. Gran parte degli addetti alla lavorazione, diciamo, alle autoclavi, che sono i recipienti nei quali veniva questa polimerizzazione, entravano e uscivano da questi recipienti per le pulizie, eccetera, con delle sommarie, diciamo, bonifiche ambientali. Lavoravamo tra micidiali veleni, sostanze terribili, cancerogene, non affermate ora, furfanti, ladri di vite, che non c'era alcuna certezza, che non c'erano legislazioni. Non dite che non sapevate. Avete ammazzato e ammazzate ancora, tranquilli, indisturbati. Tanto il fatto non sussiste. I miei compagni morti non sono mai esistiti, sono svaniti nel nulla.
I miei compagni operai morti non possono tollerare questa vergogna. Non possiamo sopportare questo insulto. Nessun padrone, nessun tribunale potrà mai recingerci di un così grande, infame silenzio. Sì, l'incao del Po, ma solo Polesine, Porto Marghera era loco pericoloso. Maggio 76, 9 di sera, un caldo, cielo arancione, la terra trema. Nessuno incao dei fiumi pensa terremoto in Friuli. Tutti pensano a Sestio Pa Marghera. Apre il processo, quindi sicuramente l'opinione pubblica la troviamo contro. Dobbiamo attuare la politica che abbiamo attuato qualche tempo fa, la strategia è quella, esatto. Riavvicinarsi con la popolazione attraverso gli strumenti che abbiamo, volantinaggi, raccolta di firme, discutere con le persone, far capire che all'interno del petrolchimico non ci sono solo tubazioni, colonne, ciminiere, ma sono anche lavoratori in carne ed ossa, che hanno il loro pensiero, hanno la loro vita, che molte volte è simile anche a chi abita all'esterno del petrolchimico e chi vive il petrolchimico come un rischio. No, avevo creato un comitato, quelli che erano i comitati politici di allora, e avevo portato nei quartieri qui di Dorso Duro un comitato di quartiere, capisci? Avevo aggregato una serie di realtà veneziane. Abbiamo quel campo che adesso è il campo sportivo da gioco, era un campo era così buttato là. Noi attraverso i lavoratori del porto sono venuti fuori con le ruspe, l'abbiamo occupato con bandiere rosse attorno, eccetera, siamo entrati in occupazione, con i compagni del porto, con quei mezzi meccanici, non è vero, hanno spianato il campo con i rulli e abbiamo creato il campo sportivo e avevamo creato un ambiente dentro questa logica di dire la fabbrica sì, non possiamo restare dentro la fabbrica, dobbiamo uscire dalla fabbrica. Sino le realtà le gestiscono i soliti politici. E siamo entrati in questo quartiere che è stato un embrione, diciamo, di quelli che oggi sono i centri sociali. E avevamo acquisito, non è vero, una simpatia da questo quartiere notevole. Pensa, non so, una battuta, si andava per le strade con il megafono dentro di questo quartiere. Donne, mette su e appignata le paste e fagioli, vieni fuori a parlare con gli altri, cose di questo genere, capisci? Anche simpatico. Io poi ero anche cresciuto in parte della mia gioventù lì, come ti dicevo, il partito dopo me. E allora conoscevo, andavo a suonare le campanelle, andavo a casa di uno per uno con altri compagni, si andava tutti a spiegare, non era la realtà sociale, i problemi dell'affitto, che dopo nel 78... e viene fuori l'eco canone, ma allora imponendo l'occupazione di case in zona, non so, l'ex G qui, che è una struttura grossa, l'abbiamo occupata, tenuta per molto tempo occupata questa qui, finché dopo hanno creato una struttura per la scuola di insegnamento, eccetera. E si lavorava così, si continuava ad andare avanti. Porto Marghera,
Il censimento dei siti contaminati descrive una situazione impressionante. Una superficie che si estende per milioni di metri quadrati, compresa tra bordo lagunare e canali, coperta di rifiuti industriali. L'analisi dei terreni e fondali riporta alla luce i fosfogessi radioattivi espulsi dalla chimica degli azotati, i fluorogessi prodotti dalla chimica del fluoro, i derivati dalla bauxite provenienti dalle imprese dell'alluminio, le ceneri di pirite derivanti dalla produzione di acido solforico, gli idrocarburi clorurati, le diossine, i fanghi al mercurio e il nero fumo dispersi dal petrolchimico. Adesso Porto Marghera è nata, è cresciuta e, diciamocelo schiettamente, sta morendo. Sta morendo per far nascere cosa? Quello che mi mette in crisi non è il fatto di aver paura di non aver più la chimica, è il fatto di non sapere dopo la chimica cosa ci sarà. L'altro giorno a Porto Marghera gli operai han scioperato, erano gli stessi che hanno gridato 3 mesi fa per salari migliori. Questa volta chiedevano pace con la stessa forza di ieri, perché pace vuol dire per tutti no alla guerra e no al padrone. Il padrone che ha licenziato è lo stesso che manda a morire, è lo stesso che ammazza nel Texas, in Rhodesia, nel Congo, in Vietnam. I compagni che han scioperato hanno detto che sta brutta guerra deve essere l'ultima guerra per distruggere tutti i padroni.